esatto, però introduco l'interazionismo simbolico. Avete capito che parliamo dell'interazionismo simbolico? Ve lo spiego. È una corrente della sociologia molto importante che dovreste aver fatto in sociologia generale, sicuramente l'avete fatta. Spero che vi ricordiate George Herbert Mead. Avete sicuramente letto qualcosa su e di George Herbert Mead e anche Herbert Blumer. Comunque è una corrente importante di sociologia, ne parliamo perché è molto utile, ecco, è tra quelle teorie che sono molto utili per fare ricerca interculturale. Il primo filmato che abbiamo visto, Romolo Valli, sei personaggi in cerca d'autore, dice una cosa sola, dice: noi siamo tanti, ed è questa idea di Pirandello che c'è in moltissime sue opere, uno nessuno centomila, in quasi tutte le sue opere ci sono personaggi che hanno una faccia, diciamo, nei confronti della società, mostrano un volto nei confronti della società e poi invece dentro hanno tante realtà diverse. Questa è la stessa idea della psicoanalisi, la stessa idea di Freud, di Jung, insomma è un tema tipico della prima metà del Novecento che esce fuori alla coscienza della cultura occidentale nella prima metà del Novecento e che dice: l'uomo, l'individuo ha una personalità, ma in realtà questa personalità è fatta di multiple personalità. Dice: a noi che ce ne importa? Ce ne importa perché nelle relazioni interculturali, cioè quando una persona che appartiene a una cultura è di fronte a una persona che appartiene a un'altra cultura, queste personalità che sono anche formate, anche diciamo colorate dalle diverse culture, entrano in relazione e uno può avere dentro appunto diversi personaggi che appunto segnati da una cultura interagiscono con i diversi personaggi dell'altro che sono segnati da un'altra cultura e ne emerge fuori un gioco di specchi molto complesso. Comprendere l'altra cultura vuol dire anche cercare di comprendere la diversità dei personaggi che sono dentro l'altro di fronte a cui ci troviamo. È molto complesso. C'è un discorso culturale, ma c'è anche un discorso psicosociologico che ci impegna se vogliamo appunto comprendere l'altra cultura, perché la cultura è un complesso di norme e valori che hanno a che vedere anche con l'interiorità e con la personalità. Provo a vedere se per caso questo funziona. Vediamo. Ma voi che state dicendo? Gli avete passato un passo innanzi a tutto il paese! È davanti a tutto il paese, voi signore, non avete bollato col marcio di infamia tre persone. Uno di adulterio, tanto di sfondrina, e a me di cornuto. Ah, se non lo volevate dire solamente per i stessi, lo dovete dimostrare di essere pazzo. Ma pazzo!